cari amici di The Abusi Game e di worldofwrestling.it, qui è sempre Jake in compagnia di Peppino per il Jake e Peppino Ditelo a Noi, ragazzi. No. Dall'intro era quella del Jake Ditelo a Noi. Peppino lo diciamo noi stavolta. Esatto. Non lo dite voi. Saremo noi oggi a decidere il match. Già, perché è il primo match su WWE 2K15. Quindi voi oggi avete la possibilità di commentare qui sotto il vostro match che vorreste qui vedere. Sotto questo video potete iniziare i commenti. I commenti. E dureranno fino a 5 giorni. Adesso non so come quando abbiamo esce il video. Spiegato perché se arriverà lunedì, però quel video lì. Questo arriva prima. Allora siamo idioti. Abbiamo fatto un video dove spieghiamo e arriva dopo. Non preoccuparti, quel video qui arriverà sabato, se non mi sbaglio. Quindi avrete 5 giorni a partire da sabato con i commenti. Una cosa vi dico, che questa sono sicuro che ve la posso dire. Esatto. Perché il video è uscito ieri. Esatto. Il roster. Il roster. Quindi commentate sotto chi volete, però andate a vedervi prima il video di ieri dal roster, così sapete chi mettere. E così ci cresce un video in più a noi. Andate a vedervi il video di là. Ma penso che l'abbiano visto, perché è una cosa proprio fondamentale e noi oggi interessante anche per chi magari non guarda il resto in tutti i giochi. E noi per oggi vi abbiamo scelto un match di quelli da leccarsi le dita. Le dita. Non è il bis delle sorelle Bella, anche se ci stavo, perché volevo vedere come erano. Esatto. Magari vi facciamo una sorpresa e mettiamo il video su Facebook. Quindi cliccate mi piace su Facebook e ve lo trovate lì. Più avanti magari. Iniziamo quindi. Abbiamo deciso di fare un contro normale, uno contro uno. E adesso fra i due fratelli. Bray Wyatt con la tenuta. Noi vi ricordo, abbiamo comprato l'acceleratore, abbiamo sbloccato tutti i personaggi, tutte le arene e tutti i costumi, le tenute, le cinture, male varia. Esatto. E quindi abbiamo anche le tenute, che però Bray Wyatt ce n'ha solo una. Esatto. Mosse finali? Mosse finali niente, come sempre. Ah, come sempre niente. E vedete accompagnato dai due puzzoni, molto bene. Contro il suo fratello Bo Dallas, amico, è lì vicino, che sorride come sempre. Dallas. Noi abbiamo voluto, no, ho sbagliato, quindi tenuta è sempre quella originale. E per chi non lo sapesse, Bo Dallas e Bray Wyatt sono realmente fratelli. Esatto. Per quello che abbiamo scelto, vediamo i due fratelli. Sì, anche perché è un match anche bello da vedere realmente tra questi due fratelli. Tra la positività di Bo Dallas, l'allegria di Bo Dallas e la negatività pessima di Bray Wyatt. Che preferisco la negatività di Bray Wyatt più che la positività di quell'altro, perché quella là non è positività. E poi proprio, alla fine sono tutti e due. È siero positività quella là, non è. E volevo dire anche perché appunto nel WWE 2K14 non c'erano questi due wrestler, quindi abbiamo voluto mostrarveli subito con il primo. Mettili in Arena Raw. Arena, no? Andiamo a vederle perché non le abbiamo viste. Sono sempre quelle, mi sa. Sì, vabbè, però sono cambiate un po'. Raw, SmackDown, Main Event, Superstar, NXT, WrestleMania 30, Payback. Royal Rumble, Survivor Series. C'è Payback, che là non c'era. Esatto. L'avevamo scaricato. Esatto, Payback, Battleground, Money in the Bank Champ, Night of Champions, NXT Arrival che non c'era, Extreme Rules, Elimination Chamber che lo cancelleranno, TLC, Hell in a Cell. Mentre le altre arene sono quelle retro, perché c'è un Raw vecchio, un SummerSlam vecchio, Survivor Series, Armageddon, Backlash, ragazzi, mamma i bei tempi, Raw, Bad Blood, quanto tempo che non ci vede sangue. Royal Rumble, Armageddon. Wow, tanta roba. C'è Survivor Series, però. Questo è sempre Bad Blood, sempre. Money in the Bank, SummerSlam, Night of Champions, Survivor Series, Royal Rumble, Survivor Series, Hell in a Cell, Night of Champions, SummerSlam, Elimination Chamber. Ma queste qui sono le arene vecchie. Sì, ma noi ce le abbiamo perché queste qui sono le arene dove sono stati disputati, esatto, i match tra Triple H e Shawn Michaels. La maggior parte arrivano da quelle rivalità e quindi ce le abbiamo anche qui. Però noi adesso andrei a selezionare WrestleMania 30, perché in quello vecchio c'era,
però era non era proprio veritiera, perché WrestleMania 30 non era ancora stata fatta, mentre qui... Vabbè, ma restiamo su... Come Raw? No, andiamo a vedere WrestleMania, dai, voglio vedere WrestleMania. Cioè, a WrestleMania mi metti in Bo Dallas e... Sì, WrestleMania 30, voglio vederla come è fatta. Sono curioso. Esperienza match come sempre epica, entrata sì. Ola, 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 qui continua a cantare. In singolo con manager. Sì, in singolo con manager. Sì. Dove sono i manager? Sono i due puzzoni, sono i manager. Ah, sono passato il manager adesso. Sì, iniziamo. Mamma mia. Comunque canzoni, soundtrack molto belle. Vediamo le entrate. Le trovate su iTunes e anche su YouTube. Per chi le volesse ascoltare, basta che scrive WWE 2K15 soundtrack e le trova tutte. Entrate di Bo Dallas. Perché? Mamma mia. Oh sceno. Zoppica entrata. Oh sceno, c'hai i capelli un po' troppo lunghi, né? Però. Ma dai. Sembrano le trecce degli indiani, i capelli di davanti. Le trecce dei cavalli. Scorrono. Mamma mia. Guarda che brutto. Esatto. Non ha neanche la faccia allegra, sorridente. Dov'è il sorriso di Bo Dallas? Dov'è? Veramente mi sembra. È un sceno. Cioè, questo è Bo Dallas. No, Madonna, chissà questo... come sarà Bray Wyatt. Dov'è il sorriso di Bo Dallas, ragazzi? No, perché sa che deve andare contro il fratello e allora... si è un po' ammutolito, è come quando è andato contro Ryback. Adesso fa il giretto, almeno qua. No, neanche, perché... Il giro di campo. Di campo. No, però sono curioso di vedere se vince, se va a dirgli... non prendertela, dai! Voglio vedere se fa tutto il discorsetto. Sì, ma c'ha un idiota. Sorriso che veramente... Sì, guarda, c'ha un ghigno che sorride di più le ring announcer. Mamma mia. Attenzione. Questa è l'entrata epica. Chi c'è? Ah. Mamma mia. Shh. We're here. Paura. Pure le lucine. Mamma mia. Musica però è molto... Eccoli. Oscino. Dai. La camicina di Bray non è proprio il massimo. E poi c'è ancora ste cappello da contadino, che non è vero. No, non è la contadina. Sì, è ancora il cappello di paglia, quello... Che lui l'aveva no, cambiato. È la maschera di Eric Rowan. No, è il cappello di palla. Ma anche la maschera di Eric Rowan è fatta veramente male. Ah, ma adesso forse. Quella che si porta dietro la sedia, beh. No, ma la maschera dai, non è male. Insomma. Sì, vabbè. Forse. E si siede, basta. Guardiamo se soffia la via la luce. Bella, dai, l'entrata, sì. Vediamo, aspetta, ci siamo. È quella. Lui fa un po' cacà. Ma l'entrata è quella. Adesso deve dare il bacio ai suoi due scagnozzi. Però la musica di solito è ancora presente dopo la accende le luci, boh, non mi ricordo. Salgono tutti. Cos'è questa cosa? Perché salgono tutti? No, non salgono tutti. Sono saliti, guardali lì. Perché devono sussurrargli due cose e poi tornano giù. Sussurrargli. Certo, vedi adesso, un secondo. Mezz'ora di entrata per Bray Wyatt. Ma all'inizio Bray Wyatt non fa così, è alla fine che fa così. Vabbè. Vabbè, inizialmente. Sai perché non è Batista? John Cena. No, è Batista. Batista. Era Batista, non vedi qua. No, o era. No, era Batista, Wyatt, aveva la barba. Inizia il match. Finalmente. Abbiamo potuto notare la grafica non è cambiata moltissimo. No, fanno un po' cagare. Sono cambiati forse un po' i colori, ma la grafica rimane ancora quella. O comunque molto simile. Perché appunto hanno l'arbitro, l'arbitro è sempre rincoglionito come al solito. Bo Dallas però è in vantaggio, attenzione, se vince Bo Dallas, ragazzi, no,
Il fatto di non poter scegliere Eric Rowan incazzato, Eric Rowan incazzato. Vabbè, la diciamo che noteremo la diversità, la vera diversità, la vera diversità con il gioco che uscirà su PlayStation 4. Spero. Perché io sono curioso di vedere se mi fa la camminata dell'esorcista questo Bray Wyatt. Ma dai, vero. O Dallas che ribalta Bray Wyatt così. Vero, ma sti perché... creativi dove l'hanno preso la... cioè, guarda, sono ancora quelli lo vecchi, sta distruggendo, lo sta, ma no, ma i creativi sono ancora quelli vecchi, mi sa. Sì, perché altro che 2K. No, beh, diciamo che sì, i creatori del gioco sono sempre quelli dei vecchi, però come la 2K ha comprato il gioco, ovviamente c'è più budget e quindi hanno più spese, hanno più soldi. Ma non è quello, è che le idee di merda le hanno ancora anche loro qua. Non è che con più soldi, no, le idee sono rimaste quelle. Quindi creativi alla faccia, eh. Vabbè. Vabbè. Più andiamo avanti e più scopriremo cosa ha in serbo per vale. Noi questo immagino gioco. Voi per adesso siamo anche noi un po' scettici, che appena saremo avanti, cioè tra qualche mese saremo ormai, esatto, adesso stiamo un po' in silenzio e guardiamo un po' come va il match e anche i movimenti, anche Eric Rowan diceva al pubblico di stare un po' in silenzio. Oh, che... una cosa però l'hanno aggiunta, che hanno messo la possibilità di mettere due manager. Però i manager sono veramente pochi. Come due manager? Sì, due manager, perché c'è Eric Rowan e Luca. Vabbè, ma questi non sono due manager, è perché se li porta dietro lui. Sì, lo so, ma ti ricordo però che in 2K14 non era possibile. Vabbè, sì, quello. Quindi hanno già aggiunto una cosa in più. Gli arbitri sono sempre in mezzo alle balle. Electric chair di Bray Wyatt. Un electric chair. Cher, la cantante che entrerà in All of Fame insieme a Sting. Cher. Cosa ha fatto? Non l'ho visto. Cher. Vabbè, comunque era una sedia elettrica. Ecco, vabbè, vabbè. Ma io non ho ancora visto la camminata dell'esorcista, quella al paletto, niente. Ce l'ha la sister Big. Aspetta un attimo, vediamo. Aspetta. Intanto il match è fatto epico. Sì, è epica. It's incredible, dice sì. Jerry Lawler. Sempre loro, Jerry Lawler. Non abbiamo visto, non abbiamo visto i commentatori, se c'è anche JBS. Infatti, quelli non l'abbiamo visti. Poi adesso, ragazzi, ovviamente non vedrete il giocato, vedrete solamente una simulazione. Magari noi prossimamente cercherò magari di portarvi anche un gameplay da me giocato, per appunto farvi vedere le diversità, dei comandi, di come sono le mosse, di come vengono fatte, per vedere i cambiamenti. Perché noi adesso, come adesso, non ne vediamo tanti di cambiamenti, perché la grafica è rimasta un po' quella, i movimenti mi sembrano ancora un po' quelli. Vabbè, noi Bray Wyatt e Eric Rowan e quell'altro ce li avevamo già, perché li abbiamo scaricati. Bo Dallas mancava. Bo Dallas mancava, sì. Vabbè, comunque io ricordo questo, fatto come mamma se fosse mia. E dai pugni alle corde. Fate con attenzione, vediamo se Eric Rowan si intromette. No, si sposta anche. Poi no, è attentato, è l'attentata. Ma Luke Harper che fine ha fatto? Ma Luke Harper non lo so, sarà cioè, andato, si vede solo Eric Rowan. Sarà andato a fare... Oh, è là a far che schiacciata. Era a fare la guardia alla sedia, Luke Harper. Dici, o se no è andato a saltare nelle pozzanghere. È andato a dar da mangiare i maiali. Anche perché sì, aveva il turno lui oggi. Sì. Qualcuno deve pur dargli da mangiare quei maiali, poverini. E a proposito di Bray Wyatt, ragazzi, però che... guardiamo anche il pubblico, c'è sempre la bionda. La bionda c'è sempre, guardala là. La bionda c'è. Non ci fregate, ormai abbiamo imparato a conoscerli anche nel pubblico. Però non si alzano più come prima tutti insieme. No, vabbè, magari durante una finish o uno schienamento si alzano. No, ma di solito quando si muovevano, quelli che erano uguali si muovevano insieme.
tipo la bionda, ce n'è una. Attenzione, ce n'è anche là. Uno, due, solo conto di due. Bo Dallas survive. Attenzione, Sister, oh, la... Sister Abigail, gli ha dato il bacino. Gli ha dato di spalle, non era massimo. Gli ha dato un bacino, un po' lasciando sì, sì, in bocca, perché sono fratelli, quindi hanno più confidenza. Adesso mi sa che uno, due, si salva. Si salva Bo Dallas. Comunque devo dire che il commento è fatto meglio questa volta. Ah, sì. Il commento si è fatto meglio. È perché non senti più Jerry Lawler che fa oh my god, RKO, RKO, diceva solo quello. Attenzione, di sempre l'Undertaker, c'è sempre, quello c'è sempre. Attenzione, I'm a believer. Sì, i cartelli sono cambiati. Mandate a casa. Basta, ha messo giù il cartello. E comunque è ben combattuto. Non mi ricordo i totali però di questi due. Non li abbiamo guardati. Wrestler. Vabbè, penso che Bo Dallas sia un attimino inferiore, giusto. E a proposito di Bo Dallas, vogliamo dire qualcosa. Si è intromesso Hell in a Cell, causando la sconfitta a Dean Ambrose, quindi si suppone che inizierà questa rivalità con Dean Ambrose. Bo Dallas. No. Bray Stavo Wyatt? Parlando di Bray Wyatt. Ah, sì. Tu stai parlando di Bo Dallas, hai detto. Oh, come Bo Dallas? Oh, però ho sbagliato. Infatti ci sono rimasto intanto Bo Dallas Bo Dog? Bo Dog? Bo Dog? Vedremo anche il Bo Dog, forse. Infatti. Lo sta annientando comunque il suo fratello. Il suo fratello. Sì. Povero. Low Wyatt. Uno. Solo conto di uno. Devi fare molto di più. Ma gli arbitri contano bene, eh. Almeno qui. Sono forse un attimino più veloci. Oh, lo appoggia la corda e poi si fa... Poi bisogna vedere i prossimi... No, non l'ha preso. vabbè. Allora... Dallas va con un roll up. L'arbitro è... Sì. È un po'... Però se l'arbitro si mette dall'altra parte del roll up non vede se sono le spalle. No, no, infatti. È il problema. Ecco Re Bianca. Stavo dicendo... Bray Wyatt. È una sorta di Bodog, sì, è questo. Una eh? Sorta comunque... Forse il adesso non c'è, lo chiama e attenzione, Bo Dog in arrivo forse. E questa qui la finisce, è il Dirty Deeds. No, com'è che si chiama? Uno, due, di Dean Ambrose. Eric Rowan c'è. Sì, perché adesso Dean Ambrose, se l'avete notato, come finisher fa questa mossa. Però io non vedo... È un double arm DDT. Io non vedo ancora il Harper. Lo schianta al suolo. Le mosse sono fedeli quelle di Bray Wyatt, perché quelle lì le fa spesso. Almeno. Però pensa a te che stavolta sono. Perché insomma. Bo Dallas pensavo. Guardiamo se ci vede con questa sottomissione. Pensavo che finisse subito come incontro. Perché hai ragione, Bo Dallas e invece. Oh, qua ci stanno dando. Diciamo che. Su questo. Sono più spettacolari. Sembrano più spettacolari. Esatto. Penso. Durano di più. Nonostante magari ci sia una diversità tra i punteggi. Ah, la ribalta. La ribalta. E comunque stavo dicendo, speriamo. Vedi, che ci sono più conteggi, più uscite, no? Dal conteggio. Sì, hai ragione, hai ragione. Troppi conti di due, ma non c'è proprio da nessuna però parte. Però Eric Rowan non lo vuole buttare fuori, già due volte che si introduce. No, ma non c'è neanche l'altro. Il carro non c'è, vede. Non si vede. Lo trascina al centro del ring, tentra lo schienamento, eh. Uno. No, vedi? Solo conto di queste sono più combattute per questo. Hai ragione. Ci sono tanti schienamenti. E Bo Dog un altro, ma però sono dei Bo Dog che non sono eseguiti alla perfezione. Infatti, perché lui la fa dalla corda, si esatto, lancia dalla sì. corda. Hop. Sì, e lo schianta con un neckbreaker. Non lo so, ma io sono curioso di vedere dove, che fine ha fatto quell'altro. Ma quell'altro, infatti, dove è finito? Non c'è più. È inutile che mi mettete i due manager. Lo trascina ancora e va di schiena, eh. Eccola lì. Sì, perché lui ti ricordo che c'hai problemi nella schiena. Sì, e il dottore, va dall'ortopedico. Dico, il dottore gli ha. Oh, è ancora due, mamma mia. Che incontro! Bo Dallas tiene duro e lo schiaccia ancora, però. È incredibile. Sta diventando una sottiletta. Sta diventando una sottiletta il nostro Bo Dallas. Con chi parla Eric? Ma sta dicendo dietro la bionda. La bionda.
Forse qui chiama ancora la Sister Abigail, eh sì. Lo prende. Ci riesce a trovare. Forse domani o ancora oggi. Cosa è successo? Eh sì. Bacino alla bocca, te l'ho detto. Lo schialta al suolo per buttarla, se è finita. Vabbè, è penso, finita. Eh. Penso proprio di sì. 1, 2 e 3. Vabbè, un bel match. Bello, sì. Bray Wyatt ovviamente era il favorito e è andato a vincere, ma comunque non... Il replay... Cos'è la pubblicità? Red Box. Cos'è? Red Box momento. Non so, replay. Eh sì. Sono belli però i replay. Vediamo i replay se sono decenti. Abbiamo visti due. Vediamo qua. E perché mi fate il replay dello schieramento andato a vuoto? Eccola là. Perché si capisce che ne fanno tanti. Eccolo quello giusto. Ma è inutile che ci fanno vedere gli schienamenti. Perché ci fate vedere gli schienamenti? No, questo è quello giusto. Eh sì, il finale, staccato dalla finisher poi. Ecco, un'altra. E dov'è l'altro? Non lo so. Manca uno. Perché? È sparito, non c'è proprio. Non lo so, che fine. Non si è visto. Amici, commentate anche voi che fine ha fatto Luke Harper. È sparito. Perché è rimasto. Vabbè. Niente, per questo video è tutto. Noi vi ricordiamo che dovete commentare qui sotto le regole. Non abbiamo detto le regole. Un commento. Le regole si guardano il video. Quando abbiamo detto no, le regole. No, quella di un commento per ciascuno. Quello non lo so. Ah. Un commento solo potete fare, ragazzi. Era quella lì, una regola, poi l'altra. Erano tre, se non mi sbaglio, il tempo. Un commento e. Ah, non potete. Va bene, votare Jack e Pipino, ovvio, non ci sono. Esatto. Dobbiamo ancora crearli. Dobbiamo ancora crearli, mamma mia. Ma non so neanche se li creeremo, magari li creeremo direttamente su quello della PlayStation 4. Un applauso per le colonne sonore, almeno quelle fatte bene. Ormai piacciono solo quelle. Noi vi ricordiamo, come sempre, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e mettere mi piace o non mi piace, se ne dipende dal video, se vi è piaciuto o no, ovviamente. Pepino, niente. Sta dormendo. Che altro? Basta. Noi ci vediamo. No, non so. Compratelo. Magari. No, se avete una. Ecco, magari vi consigliamo questo. Se avete la possibilità di prendere una PlayStation 4 o un Xbox One, ovviamente non andate a prendere questo gioco, ma prendetelo direttamente su PlayStation 4 e Xbox One. Per forza. Se hanno la PlayStation 4 prenderanno quello della PlayStation. Cos'è? Prendono questo qua. No, ma se hanno. No, dico, se avete la possibilità di comprare proprio la PlayStation 4. Quelli che ce l'hanno già? Quelli che ce l'hanno già devono comprarlo per forza. Beh, allora! Scusatemi, non quello mi, era, mi sono spiegato bene. Se avete la possibilità di comprare una nuova console, comprate una nuova console con il gioco. Cioè, quello che vuole dire. No, quello che vuole dire lui è: se avete una console vecchia, non comprate il gioco. Piuttosto cambiate la console e poi prendete il gioco per quella nuova che è meglio. Perché se comprate il gioco per quelle vecchie, fa cacà. No, quindi, vabbè, no. Più che altro è molto simile al 14, quindi potete anche tenervi quello là. Quindi se avete quella vecchia, tenetevi come siete, magari... non spendete per comprare quello nuovo. Appunto, magari che aspettate... è una spesa inutile, piuttosto spendete per comprare una nuova console. Esatto, che poi la console. Il nuovo gioco. Poi la console funziona con anche altri giochi, non solo quello di lì. Quindi è bene... anche con sono soldi ben quell'altro spesi. Gioco là, ecco, vabbè, qual è quel Watch Dog. Giocherà anche a Watch Dog, che abbiamo fatto anche il video di quello noi tanto tempo fa. Io me lo ricordo che c'era Watch Dog bellissimo, dove hackerava tutto e poi stampante 3D. Esatto. Ma non parliamo di Watch Dog, che questo è 2K. Arriveranno 15. Anche altri video magari su Watch Dog nuovo, su altri giochi. Vabbè. Noi ci vediamo alla prossima. Abbiamo detto abbastanza strunza. No, dai. Cavolate.
ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ciao.